Questo è lo stesso scrittore della scena di Ghostbusters. Sì. Chiara, dove siamo? Dove siamo? Che facciamo? Cosa stiamo improvvisando oggi? Stiamo improvvisando un'indagine in questo hotel abbandonato, un vecchio albergo, sul confine con l'Emilia Romagna. Poi la storia la sa Nicolò, in realtà, io non la so assolutamente. Nicolò, oggi stiamo improvvisando un'uscita, doveva essere semplicemente una perlustrazione, invece abbiamo deciso di... Di fermarci e di vedere com'è. Dimmi qualcosa di questo albergo. Ah, questo è un albergo storico. Siamo su, vabbè. E ha una storia fighissima, nel senso che era un vecchio ostello, non era un albergo. Che poi negli anni è stato comprato, ceduto, vabbè. E originalmente era un vecchio ostello gestito da dei monaci, dei frati, che davano ospitalità a quelli che dal paese più vicino svalicavano nell'altro paese per andare verso Parma, e quindi commercianti, contadini, quelli che cercavano di vendere le loro merci, pellegrini e quant'altro. Cosa succede? A un certo punto c'erano 5 monaci qua dentro. A un certo punto succede che questi 5 monaci vengono uccisi da dei banditi. I banditi si insediano qua dentro e cominciano a fingersi monaci. Tutti quelli che passavano, quindi con provviste, beni, ricchezze e quant'altro, venivano assassinati da questi banditi per accaparrarsi le loro merci, le loro ricchezze. Fatto sta che un contadino del posto, parlo di anni e anni fa, stava andando nel mercato verso Parma con la sua merce, si ferma qui per chiedere ospitalità. Bene, cominciamo bene. Ospitalità, e viene preso da questi banditi travestiti da monaci, da preti, quello che erano. Fanno per ucciderlo e lo buttano in una fossa comune. Lui non muore, riesce ad uscire da questa fossa comune, a tornare nel paese da dove veniva, il più vicino, raccontando che era successa questa cosa qua. Quando quelli del paese venirono su qualche giorno dopo per vedere cosa era successo, scoprirono che i 5 banditi erano morti perché sono stati folgorati da un fulmine che è picchiato proprio qui vicino, se non addirittura qua sopra, ora non mi ricordo bene la storia, quindi sono rimasti folgorati da questo fulmine, e nella fossa comune sono stati trovati 100 corpi o comunque qualcosa più di 100 corpi. Difatti da lì si può dire, no? Ha preso il nome questo passo, che viene chiamato il passo di 100 croci. Storia fantastica, Nicolò. E ora, oltretutto, la Gigino ha già cominciato a suonare, a bazzare. Perfetto. Me ne sono accorta, cioè nel senso non ho visto quanto diceva, perché è stato proprio un attimo, quindi il tempo che l'ho guardato ed era di nuovo a zero. Però abbiamo 7 gradi adesso. Perfetto. Clo, cosa? Sei emozionata? Sì. Dai, entriamo allora. Ok. Entriamo? Sì. Allora, io direi che cominciamo a perlustrare questa zona qua. Intanto si sviluppa tutto in giù, è un rettangolo, e si sviluppa in là. Ok. Qui siamo a angolo sinistro, diciamo. Che abbiamo qua? Di tutto. No, piatti? Ci sono dei piatti? Sarebbe una dispensa. Una cucina. Che ti sembra? Un po' tutte e due, perché sembrano quasi scaffali dove ci tenevano il formaggio, il pane, queste cose qua. E questo sembra un classico. Cos'è? È tutto ghiacciato. Ma grazie, c'è un freddo morto. Siamo a 6 gradi. Ci sono anche i ganci per... come si chiama? Per appendere i salumi piuttosto che la carne, quindi direi che era anche quello. Che schifo, è vero? È tutto ghiacciato. C'è una ciabatta e una scarpa. Però i piatti sono interissimi, cioè sono interissimi. Dove è stato murato per dentro? Però poi di là non prosegue. Però poi di là si passava. Mi sembra... Oh, passo le sale.
sopra c'è un altro pezzo di stanza che... C'è di tutto. Io vado perché ormai c'è tutto. 5 gradi. Di là c'è una sala da pranzo, questa non so cosa era di vita. La tienzi. Può essere cucina. Sì, sì. C'è qualcosa che non è un po' così vecchio dentro. Cioè anche te? Tipo questo frigo, qua un frigorifero. Mi dirai, era diventato, se non sbaglio, una sorta di ristorante sala ballo qua dentro. ACDC, ma dai, te lo giuro, non so se c'è la cassetta proprio dentro. Sì, nella storia c'è però. Se poi è scritto a mano. Da quando è che l'ha chiuso questo? Non so, una quarantina d'anni. Beh, è una anche... bestia per essere solo 40 anni. Beh, conta dove siamo. Scusa. Questo balcone bar. Da qua volendo entriamo nella sala. Un po' di sera? 4 gradi. Quattro gradi. Bene. Dì Nicolò che c'è? Stavo guardando illumina delle robe. Non voglio sapere che cos'è. Brava. Stai guardando con gli ultravioletti? Sì, illumina delle robe giallastre. Ma sul... sono qua per vedere quel posto lì. Se io riprendo così non si vede niente. Se riprendo, guarda, che se vedi queste macchiazze gialle. Non so che cos'è. Quindi così. Ah sì, residuo organico. Organico, no? Sì, sì, potrebbe essere o sangue o urina. Però così alta. Fai un po' luce qua, Nicolò, no? Dalla parte qua del bancone. Figo, eh? Bello, sì. Sì, sì, questo era proprio un bank bar. Da una botta di là, che ora siamo saltate? Una botta. Una bottina, come se avessimo entrato in un sassetto. Forse eravamo noi? No, eravamo di là. Dalla parte opposta. Occhio perché c'è tutto il soffitto che è cominciato di merda. Sarà difficile da fare. Dai, questa è una sala nuova, posso allora. Questo qua interno è tutto soffitto, Sì. Sì. Guarda come sono le tramezze. Raga, facciamo attenzione, c'è tutto, è tutto bagnato. Ragazzi, dobbiamo stare attenti a fare il soffitto. Sì, decisamente. Sì, qui è pericoloso sopra, Penso anche a me. Perché andiamo sulle tramezze tutte come sono piegate in. Sì. Cioè lì che metti un piede e viene giù. Penso anche a me. Però magari è solo questa sala, magari dall'altro lato è più a modo. Oddio. Non lo so, Ti dirò che è fatto così, il soffitto, perché vedi che no, è suonato apposta. No, l'ho acceso, si è spento e siamo a 3 gradi. Qua ci sono i bagni. Non c'è solo la turca. Ecco che non c'è. Ma c'è un gabinetto. Qua è la turca? Qua è la turca. Ma non si sa uscire. Sì. Sì, ci sono proprio i bagnetti. 3 gradi, come già detto. 3 gradi, sono gradi. Sì, qui ci siamo già passati, no? Questo è il salone, sì.
sotto e poi nel caso saliamo? Sì. Ah, ma questa era una cabina telefonica. Una ce l'hai lasciato in macchina? Sì. Perché? Vedere le cose vintage. Bello. Cammino. Bellissimo, bellissimo. Troppo bello, veramente. Ma poi la sedia appoggiata lì che da verso il su. Non si giù un po' di cemento. Beh, questo è un set fotografico della Madonna comunque. Questa sala mi pare di averla vista su internet. Mi sembra che un fotografo ce n'è entrato a fargli una foto. Questo le cucine. Probabilmente qualche urbex. Non lo so. Che bello che doveva essere tutto dipinto. Cioè col dipinto. Secondo te che rappresentava? Direi della campagna, perché ci sono dei prati, lì c'è una sorta di fattoria con un mulino, non lo so. Campagna, sì, un mulino, là c'è parte del mulino, è tutto un paesaggio naturale. Probabilmente magari una vista da qua, da qualche parte. Sì, un affresco. Può essere che l'abbiamo fatto tutto nella sua lunghezza, o sì? Grazie, sì, sì. Guarda i ghiaccioli! Qui ragazzi il tetto si è piegato proprio. È bruttissimo. Qui si è proprio piegato nel mezzo. 2 gradi. Buono. Stiamo scendendo sempre di più. Ma c'è proprio il ghiaccio. Guarda il ghiaccio. Nel... era umido. Poi è entrato nell'acqua. Oh no, ma che casino che sto facendo camminando. Vabbè, normale. Ah, qua è... a destra. Questi sono ganci, io penso qualcosa da macello, comunque questa era una sorta di dispensa. Dicevi? Una dispensa? Sì, sicuramente era una dispensa, lì c'è il frigo, questi qua sono ganci per, non so, più salumi, carne, qualcosa di simile. Sì, sì. Lì c'è qualcosa con l'acqua, magari per il lavaggio. Quello motore, la bambina alimentava il frigo. Io direi di uscire di qua però, perché tutti a cascare in tonaco mentre siamo qua. Ma è polistirolo. Ah, ok. Ah, ok, mi ricordo perché questo sta per cascare, almeno non fa male. No,
quello che in terra c'è la polistirolo. Eh sì. Questo è polistirolo. Sì, sì, è vero, ragione, non c'è il raggio. Andiamo a aprire. Io non sono l'ideale come guida. Nicolò? C'è qualcosa con gli ultravioletti? In terra guardo poco, è sicuramente più facile qualche animale, ma sulle pareti se c'è qualcosa di strano. Sembrava l'impronta di una mano, ah, no, ma... Sono delle... sì, tipo dei corpi per asciugarsi le mani. Al bagno è praticamente buono, vicino. Scusate, che sono io nel cammino, rompo tutto quello che... Va, sono già tranquillo. Posso passare? Vabbè, chi c'è? Oddio. Ah, qui da dove siamo entrati. Ok. Manca voglia, comincia a far freddo. Sembravo guardato dove tenere degli ombrelloni da mare. Ah sì, via che. E poi una scarpa. Proviamo ad andare di sopra se si riesce, ma. Vediamo un po'. Ma dipende poi dalle stanze, perché qua dentro dalla quella che era la lavanderia. Ma questo è stato aggiunto, se ci guardi. Questo era il muro originale. Questo è un ampliamento. Perché anche lì i bagni quelli lì erano nuovi. Cioè. Difatti anche lì vedi comunque sono ampliamenti. Questo pezzo qua è tutto un ampliamento, questo non c'era. C'era questo prima, fatto così in pietra. Infatti stavo dicendo che comunque per quanto riguarda elettrodomestici e cose così sono abbastanza recenti. Guarda, vabbè, parliamo sempre di 40 anni fa. Ma 40 anni fa non è. Questo tavolo per esempio è vecchissimo. Ma è bellissimo. Sì. La stanza veramente anche. Vedi, anche guarda, anche le scale erano fatte con la pietra. Qua sono pezzi di pietra tutti spaccati a martello e scalpello. Questa era la struttura. E quella? Sono due porte, vieni, ti faccio entrare. Sono tipo due porte a reggere qualcosa. Anche lì c'è questa cosa qua con il legno. Sì. No, due porte, due ante, forse di finestre. Sette morti e due feriti lungo la Salerno. Di che anno sarà quel giornale lì? Lo sai che a me piace vedere queste cose, ma toccare così a mani nude non mi sembra più toccato. Agosto 2001. Ok, 20 anni. Quindi dai. Sì, è così vecchio. No, dicevo, sarebbe carino se fai anche delle foto a loro. Le sto facendo. Parliamo? Sì. Occhio. Vado io. Tanta attenzione. Consiglio di stare laterali alle scale, però. E non tutti insieme magari. Allora la mansarda, la lato mansardato inagibile. Occhio lì, dice dove c'erano le porte. Vai, no. Aspetta. Laterale? Sì, un attimo, fammi trovare i piedi. Un attimo. No, l'ho preso. Un grado. Quindi, più quali capire, più cala la temperatura, più si spegne la caldera.
Sì, ho visto. Sento, sì, due flauti. Flauti? Bello. In legno, quello in armadio. Due brande. Un vecchio televisore. E là, guarda, ci sono dei residui di poster attaccati alle pareti. Tutto qua. Sì. Tutti questi qui sono posti. Sì, sì, posti. È vero. Ah, mi sa che qualcuno ci è venuto a vivere dopo. Guard, garbage. Nicola, guarda sopra di te però anche. Sì, sì, ho visto, la mansarda non si può andare, è tutta in legno, come porciorasco, è tutto marcio. Guarda, ragazzi, che non c'è altro. Sarà. Un Sarà. Bagno, è abbastanza recente. Questo cacca. Eri tu? No, veniva da là, era Nicola. Io sto qua, sul fermo. Io non ero. Ma posso muovere il anche io ho sentito come se si tirasse una sì, ma l'ho sentito anch'io, ma pensavo fosse lui così. No, io pensavo che era Nicolò, sicuro. Io pensavo fosse Chiara addirittura. Bene. Tu se pensavi fosse la Chloe? Se mi cosa mi sembrava, hai presente le luci quelle a tempo? Sì. Che giravi sì, da sì. E tornava indietro. Bravo. Sì, è allucinante. Sì, esatto, che tu le giravi, ci davi tipo la carica, andava per un po' e poi si staccava. Che macello, che casino di roba. Oh, guarda. Scusa Davide, scusa. Perché qua siamo tutti sulle porte, io non ci starei troppo. Non ti va a trovare roba, vedi giù roba. Piccolina, se vuoi riprendere. È una cassa, sì. Una vecchia cassa, vero? Bellissima. Sembra una vecchia radio più che una vecchia cassa. No, non mi sa che ha ragione, che non è una cassa. Una cassa? Mm-mm. Sì. Ah, sì, perché il tondo è il subwoofer. La cassa di legno non l'ho vista. Ma come fa? Sono tutte fatte di legno, amore, le casse. Quelle beh, buone. No, quelle moderne no. Quelle buone sono di legno. Volendo, di qua, si può andare? Beh, no. C'è dell'altro lì. Ci proviamo? Di là? Sì. Sì, perché di lì è murato. Qua è finito? No, qua sono corridoi che vanno probabilmente a delle stanze. A chi ci porta dall'altra parte? Diciamo. Nessuno si può salire. Qua dietro? No, no, mi sono appena sporta io. Mi sporta, però dobbiamo camminare di lato, dico, tanto qua. Detto fa schifo. Mamma mia, oh. Cosa c'è? Tutto frullato. Ma sei scemo? Ho detto oh oh, non ho detto al lupo al lupo. Cioè. No, no, mi sa che è Nico che l'ha fatta cagare adesso. No, no, è David. Ah, è David. Ho fatto oh oh, che cazzo è? Oh oh, c'è il tetto crollato, oh oh. Cioè. Che ansia. No, qui è brutto. Cosa? Che cosa? Guarda sta stanza. Questa è orribile. Questa è veramente brutta. Qua è crollato davvero tutto. Dove sì, lasci un poco sporco. Dove? Qua. Qua non c'è davvero più niente. Quello di un hotel. Ah, abbassate un po' le vostre luci.
abbassate tutte le luci. Tappala, tappala con la coscia. Sto proprio tappando. È la tua. Sì, aspetta, aspetta. Stacco la mia. Ma intanto quelli sono escrementi di qualche animale. Mi, che paura. Qualcosina qui c'è. Sì, sì, qualche macchietta lì c'è, l'ho visto. Anche questo tanto ce n'ha. Se guardi qui, guarda. Sì, sì, e quella è bava. Quella è bava notturna. Mm, che bello, che belle cose. Cioè, a parte il lavandino che non esiste più. Se ti serve una tendina per la doccia, questa. Ma anche no, comunque si vede proprio che delle stanze sono molto più nuove di altre. Hai parlato? Possibile che io abbia canticchiato. Ok. Non ci penso, infatti. Sì, ma guarda la differenza tra questa qua e questa qua. Infatti, ma è quello che dico, cioè è allucinante. Stanza 27. Anch'io. Non ci sono stappato. No, no, lo sento anch'io. Putrefazione. La sento quando. Oddio, no, mi vuoi dire che c'è un morto qua dentro? Se trovo un piede, David, un cazzo come una bestia. Con chi, con me? Sì. Il cadro è cemento, non riesco.